you <music> Allora, ehm, buongiorno, per, uh, mi, mi presento. Sono Fabrizio Pagani e eh, organizzo eh, Creative Mornings a Roma. Eh, Creative Mornings è questo format che ehm, è stato inventato qualche anno fa eh, a New York e da allora eh, ha trovato ampia diffusione nel mondo, e, eh, tanto che ehm, siamo arrivati a eh, 137 città in cui il, il format si è diffuso e le ultime le vedete qui riportate. Eh, sono insomma città che come vedete testimoniano il fatto che eh, questi eventi si svolgono veramente in tutti i continenti e dappertutto. E, mh, chiaramente eh, questo, questo mh, tipo di eventi si basa sulla, sul voler proporre ogni mese una breve conferenza su un tema che è lo stesso in tutto il mondo per creare uh, del, dell'ispirazione e quindi portarsi a casa degli spunti uh, di riflessione, magari su, uh, su cose a cui uh, anzi, magari preferibilmente non si era mai pensato prima per stimolare un po' uh, la, la nostra creatività e creare quindi un po' di network tra persone che amano eh, fare cose e vedere cose diverse dal solito. Ehm eh, questo, mh, questa quest organizzazione eh, a livello mondiale eh, è possibile grazie a, dei, a degli sponsor eh, globali che eh, vedete qui riportati sono FreshBooks, Shutterstock e MailChimp, che sono diciamo, partner che molti eh, di noi conoscono, eh, soprattutto per chi lavora appunto nella, nel mondo della comunicazione e della creatività. E, mh, localmente eh, i nostri eh, sponsor che ci sostengono principalmente eh, sono sono Media Tools Roma, agenzia di comunicazione, Io Stampo che ci aiuta uh, con i materiali uh, stampati e uh, Cose Belle Magazine che parla uh, ogni mese di noi. Uh, chiaramente oggi vogliamo um, ringraziare uh, sicuramente il Tribar che ci sta ospitando in, uh, in questo bellissimo posto particolare e uh, che ci ha fatto anche un po' di cose buone e quindi io uh, li, ringrazio, li ringrazio particolarmente anche per perché insomma sono stati carini, hanno sposato questa iniziativa con molto entusiasmo e, e quindi insomma vi consiglio anche di tornarci perché è un posto dove si mangiano cose buone. E, detto questo vi voglio ricordare il, i nostri hashtag, eh, hashtag Creative Mornings e il nostro hashtag locale eh, CMRM, Creative Mornings Room, per eh, comunque seguirci sempre. E ehm, vi dico anche che eh, stiamo cercando ulteriori persone che possano collaborare con noi, eh, questo è eh, diciamo qualcosa che noi portiamo avanti eh, volontariamente, e per eh, darci una mano a, a sottotitolare i nostri eventi in video in inglese, quindi qualcuno che ci dia una mano a fare le traduzioni, in quanto eh, i nostri eventi poi vanno su una piattaforma globale e quindi sono visti nel circuito in tutto il mondo e anche qualcuno che ci possa dare una mano nelle riprese video eh, che facciamo eh, ogni, ogni volta. Quindi chi, vuol, chi volesse entrare in contatto con noi o con noi che siamo qui o attraverso le pagine Facebook e vari canali, eh, Twitter e quant'altro ci può trovare facilmente e ringraziamo per, per, per l'aiuto. Passerei senz'altro al tema di oggi. Eh, il tema di febbraio è il tema etica, che eh, diciamo è una, un tema piuttosto vasto, e che eh, oggi vogliamo affrontare eh, dal, dal punto di vista del nostro speaker, il quale eh, diciamo ha, um, delle, ci viene a raccontare una sua, la sua esperienza, eh, una sua esperienza di vita, un percorso che ha richiesto delle scelte, e quindi è un tema di etica incentrato sulle scelte personali eh, per la propria vita e ehm, scelte personali, il percorso eh, diciamo, eh, ci, ci racconterà eh, questo percorso che ho trovato molto interessante, scelte personali che poi sono, eh, hanno, sono state prese anche seguendo un processo eh, di carattere creativo, quindi un processo di, di, di conoscenza, di, eh, di approfondimento, eh, di scelta, di decisione e di soluzione, che è una soluzione che è stata sicuramente diversa da quella che lui si sarebbe immaginato all'inizio di questo suo percorso. E, quindi eh, passerei senz'altro a presentarvi lo speaker Mauro Cipparone che è qui con noi al quale cedo molto volentieri la parola vi auguro un buonissimo proseguimento. Grazie. Buongiorno a tutti. Eh, io sono Mauro Cipparone e nella vita mi occupo di due cose, ho un lavoro che è quello di fare il consulente freelance, eh, occupandomi di aiutare aziende a trovare nuovi rapporti commerciali all'estero e allo stesso tempo eh, sono il presidente di Roma Altruista, che è un'associazione che ho fondato con alcuni amici quattro anni fa. Giusto per capire, eh, quanti di voi conoscono Roma Altruista? Alzate la mano. Allora, brevemente, per chi non conosce Roma Altruista. Roma Altruista è un'associazione che ha come missione di rendere facile il volontariato a chi vive a Roma. E lavoriamo principalmente attraverso un sito internet dove chi vuole può collegarsi e cercare attività di volontariato che hanno le caratteristiche di essere adatte a tutti, di non richiedere una formazione particolare e di poter partecipare anche saltuariamente. Quindi chi ha poco tempo, lavora, ma ogni tanto vorrebbe fare qualche cosa per aiutare a risolvere uno dei tanti problemi che ci sono a Roma, può collegarsi a questo sito, trovare un'attività di volontariato eh, adatta al, al, ai propri interessi e alla propria disponibilità, iscriversi online e partecipare senza un impegno continuativo, quindi uno va una volta, dopo se, se vuole tornare deve nuovamente iscriversi eh, sempre attraverso il sito. Eh, è un progetto che è nato quattro anni fa e che ha avuto un grande sviluppo, attualmente ci sono circa 13.000 iscritti a Roma e nel 2015 sono state fatte 17.000 ore di volontariato con oltre 70 associazioni. Questo era giusto perché, magari, avendo visto nell'invito Romaltruista, volevo brevemente dire in realtà il tema del mio discorso oggi è appunto l'etica e vorrei partire proprio dalla definizione di etica presa dal vocabolario, ricerca di ciò che è bene per l'uomo, di ciò che è giusto fare o non fare sin morale. Per estensione, modo di comportarsi in base a ciò che ciascuno ritiene sia la cosa più giusta. Ecco, io prendo la seconda parte di questa definizione e in particolare quello che vorrei raccontarvi è il mio percorso e come io ho cercato di applicare questa frase a me stesso, soprattutto. Quindi, come io ho cercato di trovare quella che per me è la mia vita più giusta, cioè. Fondamentalmente per tornare al titolo del discorso, per diventare quello che sono nato per essere, quindi per trovare innanzitutto le mie, la mia vocazione vera e poi perseguirla. In questo mi connetto anche a questa bellissima citazione di un personaggio che io ammiro molto e che infatti non a caso è anche una delle, una sua citazione è anche il motto di Roma altruista, comunque questa frase dice che la vera moralità consiste non già nel seguire il sentiero abbattuto, ma nel trovare la propria strada e seguirla coraggiosamente. E quando ho dovuto preparare questo discorso ho cercato anche di riflettere un po' quali sono state le fasi io, della mia vita in cui ho cercato di raggiungere questo difficile obiettivo, che, ma poi penso che sia anche una cosa che sia strettamente legata con la felicità, perché io penso che si possa essere felici solo se si riesce a trovare e a fare quello che uno realmente vuole nel proprio cuore. Penso che c'è stato un primo periodo in cui fondamentalmente io neanche fondamentalmente pensavo di, di star facendo quello che volevo fare. Io in quel tempo, all'inizio, mi sono laureato in Economia e Commercio e durante l'Erasmus, l'ultimo anno, ho trovato un lavoro in banca a Londra. Quindi ero molto contento, sono andato a Londra, fra l'altro mi permetteva anche di non fare il servizio militare. Quindi... E durante l'università io comunque volevo far carriera, fondamentalmente era questo il mio desiderio, il mio... volevo arrivare a diventare un manager di un'azienda importante, quindi ero molto contento, ho trovato questo lavoro e... lavoro che ho fatto per alcuni anni e in questa fase io avevo come un tarlo dentro, cioè alla fine facevo una cosa che insomma alla fine andava anche bene, però... C'era continuamente una sorta di insoddisfazione di fondo, un qualche cosa che non, non quadrava, che non... tanto che io a un certo punto ho cominciato a cambiare lavoro. Quindi prima ho cambiato lavoro internamente alla stessa banca, sono passato da, da, da Londra, sono, mi sono fatto mandare in Australia, ho cambiato completamente settore di attività, mi occupavo di privatizzazioni di aeroporti. E anche lì stessa cosa, c'era sempre questa sensazione che non sapevo ben definire, ma c'era un'insoddisfazione: insoddisfazione che io attribuivo al lavoro, il fatto che il lavoro non fosse il lavoro giusto. Per eliminare questa insoddisfazione, io mi buttavo su vacanze, cioè fondamentalmente. Cercavo appena possibile di partire, andare in vacanza da qualche parte o fare qualche esperienza. Una volta addirittura mi ricordo, sono andato a buttarmi col paracadute, e io mi ricordo che arrivata a terra, mi, sono, mi chiedevo: Ma perché io ho fatto questa cosa? Cioè, perché io ho so, sentito il bisogno di buttarmi col paracadute da un aereo. E guardandomi intorno, credo che vedo per, cioè, anche i miei colleghi. Ognuno poi a modo suo una insoddisfazione la può manifestare in vario modo, per esempio con lo shopping, cioè tanta gente si premia andando a comprare qualche cosa oppure, che ne so, eh, voglio comprare la macchina figa o qualsiasi cosa... Ehm... Tutte queste cose sono accomunate dal fatto che tu le fai, magari per un po' stai bene e dopo un po', un'altra volta ti senti così e quindi devi, devi comprare qualcos'altro, devi fare qualcos'altro. Per me era organizzare il weekend di vacanza successivo. E in realtà tu non sai perché, questo è il vero punto. Mh, questa fase per me è finita a un certo punto perché io ho continuato a cambiare lavoro, prima nella stessa azienda, poi sono andato a lavorare in un'azienda della New Economy. Perché in banca era troppo noioso quindi volevo fare una cosa. Poi da lì, insomma, siccome non avevo abbastanza libertà, ho cambiato di nuovo e sono andato a lavorare in un'azienda dove facevi il commerciale, quindi potevo girare, non avevo orari di su e di giù. Insomma, ho cambiato forse dieci lavori. A un certo punto ho trovato un lavoro che fondamentalmente mi andava bene. Non potevo dire nulla su questo lavoro perché. Non riuscivo a trovare una cosa che non andasse, però l'insoddisfazione era sempre là. A quel punto mi sono reso conto che in realtà io cambiavo la forma, cioè cambiavo per forma intendo l'aspetto esteriore, però in realtà era sempre la stessa cosa. E ho detto eh, no, devo cambiare proprio vita. E quando ho detto questo sono passati altri cinque anni prima che ci riuscissi. Perché in realtà è difficilissimo, cioè non basta volerlo. Eh, C'è una citazione di Schopenhauer che dice che l'uomo può fare quello che vuole ma non può volere quello che vuole. E io trovo che sia verissimo, cioè il problema è a monte perché si incontrano degli ostacoli e ragionandoci secondo me questi ostacoli possono essere, sono fondamentalmente tre. Per illustrare il primo vi faccio vedere questo piccolo video. il volume si degna della Great Academy. Spazzare Lo sarai volume? alla fine dell'estate perché ho elaborato Aspetta. Volume. Dai. Credi davvero che io sia degna della Great Academy? Lo sarai alla fine dell'estate perché ho elaborato un programma. Uh! Il perfetto L'ho chiamato il tuo progetto di vita. Progetto di vita? Ah, ah. Progetto di vita. Non lasceremo nulla al caso. È tutto qui. Elencato dall'alto al basso, da sinistra a destra. Diamo un'occhiata più da vicino: i minuti dell'ora, l'ora del giorno, il giorno della settimana, la settimana del mese, il mese dell'anno, l'anno della tua vita. Tutto fatto, capisci? Oh. C'è anche un diagramma con tutti i tuoi regali di compleanno, come il tuo nono compleanno. Un breve. Un microscopio per il piano di studi di biologia della Wert Academy. È già impacchettato. Wow! Sì, wow! Ma per adesso la tua attenzione dovrebbe concentrarsi qui: il primo giorno nella tua nuova scuola. 53 giorni per prepararci, che non sembrano molti finché non li esprimi in ore 1272 o in minuti 76.320. È solo così che capisci quanto si può realizzare. Impiegherai quei minuti, ore e giorni in base a questo. Perché diciamocelo, tu ti troverai tutta sola completamente sola. Quindi, non possiamo permetterci altri errori come al colloquio. Eh, D'accordo. Riuscirai a diventare una meravigliosa adulta. Grazie, mamma. Non so se qualcuno di voi l'ha visto questo film, è uscito da poco, si chiama Il piccolo principe. Se non l'avete visto, vi consiglio di andarlo a vedere, è molto bello. A questo punto sono un po'... un po' il fatto che... La maggior parte di noi quando nasce va a scuola, prima alle elementari, poi alle medie, poi alle superiori, non c'è mai, mai veramente una decisione, poi arriva il momento della, di scegliere la facoltà e... I più fortunati scelgono liberamente, i meno fortunati magari vengono spinti verso una facoltà perché magari il papà, il nonno ha un'azienda, ha uno studio e ci vuole qualcuno che lo manda avanti. Quindi uno si incanala in un binario e fondamentalmente, questa qui è fatta in modo molto ironico, però può succedere proprio questo, che uno non si trova mai a scegliere, arrivi a una certa età, che magari hai investito tanti anni della tua vita per prepararti a una certa professione e magari ti sei anche convinto che quello è quello che tu vuoi fare. E quindi questo è un grande, è un grande, è un grande ostacolo. Nel mio caso, io, i miei genitori sono tutti e due dipendenti pubblici, quindi c'era molto il tema del, del posto fisso, cioè del fatto di trovare il lavoro che per tutta la vita non ti schioda più nessuno e poi vabbè fai tutta la tua vita, però devi avere il posto fisso. Io eh, inizialmente sono andato a lavorare nel privato, quindi già questo mi sentivo un grande ribelle perché ho scelto invece di fare il posto nel pubblico, sono andato nel privato. In realtà poi... Mi sono reso conto a posteriori che anche questa era soltanto un, una, una diversità di forma, ma poi alla fine era la stessa cosa. Ora, io non voglio incolpare assolutamente i genitori che ognuno, i genitori ovviamente fanno quello che è meglio in base alla loro consapevolezza, alla loro esperienza, però questo è un po' un dato, un dato di fatto e per me è stato un grande ostacolo. Arrivato a un certo punto quando ho deciso di lasciare un lavoro fisso è stata veramente dura eh, incontrare questo, questo ostacolo. Un secondo tema... Un professionista! Eh. Eh. Un professionista! Oh, oh. Ok! Sì, cioè, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. È così che funziona, sai, io ero abbastanza negato. Quindi? Oh, oh, quindi probabilmente arriverei, non so, al mio stesso livello, forse. Sarai bravissimo in un sacco di cose. In questa non credo, perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok? Ok. Bravo. Vai, tira. a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa neanche a me ok ok se hai un solo tu lo devi proteggere quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non la sai fare Questo secondo tema è un tema che io personalmente non credo di aver avuto, ma penso che molta gente ce l'ha. Io penso che ci sono persone che nascono con una passione molto precisa e persone che forse no. E io trovo, considero fortunatissime le persone che sanno quello che vogliono, che hanno una grande passione. E... Il problema è che poi può succedere che questa passione venga in qualche modo castrata anche per una legittima paura, perché magari quello che uno vuole fare, un adulto vedendolo dice, ma sì, ma questo qui come fa a campare? E... Però, però la passione è quello che ci dà l'entusiasmo. L'entusiasmo, secondo me, è il vero motore di una vita dove uno vive. Per quello che deve vivere. E io personalmente non entro in questa categoria, o almeno credo da piccolo mi piaceva quando giocavo, giocavo a guidare il camion della spazzatura. Magari se avessi fatto quel mestiere oggi sarei felice. Non lo so. Ehm, in realtà, il gran, secondo grande ostacolo per me è stato questo: ok, voglio cambiare, ma cosa faccio? Questa cosa mi ha tenuto bloccato per molti anni. Perché non riuscivo ad immaginare una, un piano B, cioè, ok, faccio questo, sì, boh, sì, potrei, ma potrei pure fare quell'altro, allora che faccio? Come scelgo? Aspetto di avere l'alternativa pronta prima di, di fare il salto. E poi vi dirò come cosa è successo. E volevo dire brevemente il terzo tema, che anche non è stato tanto il mio tema, però per correttezza e per totale rispetto di chi ha questo tema, lo voglio dire che ovviamente è la possibilità economica di, di cambiare. È chiaro che se uno fa un lavoro dove lavora tanto e guadagna lo stretto indispensabile per andare avanti, difficilmente può, cioè più difficilmente può correre un rischio di mh, lasciare quello che ha senza avere qualche cosa di pronto. Detto questo, vi posso anche dire che Forse anche questo eh, non è detto che debba essere così. Io ho conosciuto persone in India che fondamentalmente vivevano otto mesi in India stando sulla spiaggia e godendosi la vita. Poi tornavano in Europa per quattro mesi a lavorare, a fare qualsiasi lavoro, perché comunque in India riuscivano a vivere con, pochissimo, con pochissimi soldi. E quindi... In realtà, anche pensando lateralmente, scegliendo, andando in posti del mondo dove vivere costa poco e tagliando tutti i costi fissi, non è così vero neanche. E giusto per dire, questi qui avevano anche un figlio, perché magari uno dice sì, però io ho un figlio, come faccio? E si portavano dietro il figlio in India. Adesso chiaramente ognuno ha le sue circostanze, io personalmente. A un certo punto, eh, quando mi sono staccato, avevo le spalle abbastanza coperte per una, un incentivo all'esodo che avevo avuto, di cui vi racconterò. Però, ecco, penso che questo terzo tema sia molto, sia molto importante, sia, non vada assolutamente sottovalutato. e Quindi, come si fa a superare queste cose? In verità, credo che... Non, non basti semplicemente decidere, è necessario in qualche modo lavorare su se stessi. E cosa intendo per lavorare su se stessi? Vuol dire fare una, una, un lavoro di introspezione, lavoro di introspezione che può essere fatto in tanti modi. Mm, può essere un lavoro di terapia con uno psicologo, può essere una delle tantissime pratiche olistiche che ci sono e che oggi sono facilmente disponibili. Io personalmente mi ha aiutato molto proprio questo, eh, principalmente la meditazione e la possibilità di fare anche dei gruppi di, chiamiamoli, autoaiuto, dove si affrontavano alcuni temi importanti, come per esempio i condizionamenti o l'autostima gruppi che mi hanno permesso di vedere in modo più chiaro quali erano gli ostacoli e una volta che questi ostacoli vengono visti, piano piano si sciolgono da soli senza neanche dover fare noi qualche cosa. È stato un processo poi che si è autorinforzato perché man mano che facevo queste cose avevo più energia e anche ho cominciato a poter prendere alcune decisioni. quindi anche fra parentesi con l'aiuto che mi è arrivato il cosiddetto fattore C. Eh, aiuto che però non era quello che uno può pensare, nel senso che è stata una malattia. Io a un certo punto eh, mi è venuta una tendinita a tutte e due le mani, per cui non potevo più usare le mani. E quindi sono stato male per un mese, poi per un altro mese. Al terzo mese, quando sono andato al personale a dire che dovevo chiedere ancora malattia, mi è stato detto: Guarda, noi dobbiamo ridurre il personale, perché non ti prendi un incentivo all'esodo e ti curi con calma. È stato un momento dove veramente sono stato messo di fronte a. Mi sono detto a me stesso: Adesso se, se, se non lo accetto questa cosa, allora è meglio che mi sto zitto perché è inutile che continui a dire no, 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 io voglio cambiare, voglio cambiare, e eh, poi... E quindi alla fine ho avuto anche il, il coraggio di farlo, e questa cosa mi ha dato anche dei soldi con cui potevo... Io pensavo di poter campare un paio d'anni, poi in realtà ho capito che potevo camparci molto di più, perché automaticamente non dovevo più vivere... Io a quel tempo abitavo a Milano, non dovevo più vivere a Milano, non dovevo più... Cioè, Qualsiasi cosa facevo costava di meno perché se dovevo prendere un aereo anziché partire il venerdì partivo il giovedì pomeriggio o il mercoledì, quindi con le tariffe più basse. Qualsiasi cosa mi costava di meno. Questa cosa mi ha dato tempo. Io penso che il tempo sia fondamentale perché quando uno è troppo dentro un lavoro, un'attività che ti assorbe completamente, non, ti manca l'energia di fare qualsiasi cosa, non, non riesci a pensare, non riesci a fare nulla. Quindi. Per me questo tempo mi ha aiutato ad accelerare di molto il processo e, e così per un periodo ho continuato, poi ho continuato in realtà a lavorare perché ho trovato delle consulenze, anche perché un po' avevo paura in realtà di non lavorare, quindi sono tornato a fare lo stesso lavoro di prima, ma come consulente, ma, ma continuavo ad essere, a dire beh, sì, però adesso okay, sto meglio, lavoro di meno, ho più tempo, però ancora non, non quagliava. E così due anni dopo, dopo aver fatto molto altro lavoro su me stesso, ho trovato il coraggio di dire stop e ho smesso completamente di lavorare. La mia idea era di fare un anno sabbatico. In quest'anno sabbatico, cosa ho fatto? Ho cercato di fare questo. Perché sono salito qua su? Chi indovina? Per sentirsi al No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva, anche se può sembrarvi sciocco o assurdo. Ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore, considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice: "Molti uomini hanno vita di quieta disperazione, non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno". Ecco così, bravo Frisky, grazie. Sì. Osate cambiare, cercate nuove strade. Io ho lasciato il lavoro e non io, il, mio, il mio tema era che non sapevo cosa fare. Quindi ho detto: proviamo. Mi sono messo a provare varie cose. E avevo dei sogni nel cassetto. Quindi ho cominciato a vedere se effettivamente potessero essere vite che mi piaceva fare. Per esempio, io a me piace molto la barca a vela. E quindi ho trovato attraverso degli amici la possibilità di andare su una barca a vela e portare questa barca a vela dall'Europa alla... ai Caraibi. Quindi sono stato un mese in barca a vela attraversando l'oceano. E questa cosa mi ha fatto capire che in realtà a me non piace vivere in barca a vela. <ride> e è così, cioè noi abbiamo dei sogni, delle idee, però poi magari questa cosa tu la fai e vedi che non è vero, era, era soltanto una cosa che ti viene da, che hai visto un film o magari ti immagini, magari anche una cosa che ti piace fatta in piccole dosi, però poi quando diventa un lavoro non ti piace. Poi avevo l'idea, sì che è bello di andare a vivere nei Caraibi, su un'isoletta con la Palma, e sono stato nei Caraibi, ho conosciuto degli italiani che ci vivevano e non mi è piaciuto il modo in cui lo, la loro vita... Cioè, mi sembrava che alla fine fosse molto vuota, cioè stavano lì, facevano dei lavoretti, si facevano un sacco di canne. Io non, non mi sarei visto a vivere così, anche se a priori magari mi piaceva. E poi avevo quest'idea di andare a vivere in una, in una comune, in una comunità, di trovare un posto, con, un posto ideale, quindi ho cominciato a girare anche per, per l'Italia, ho visitato un sacco di comunità ma non ne ho trovata nessuna che veramente mi, mi piacesse dove sarei andato a vivere. In ultimo sono stato sei mesi a Santorini dove ho partecipato ad un progetto che doveva essere quello di far nascere sull'isola un centro di meditazione. Dove io mi sarei dovuto occupare della parte di comunicazione e dopo sei mesi è finita male perché più o meno ho litigato con, gli altri, con le altre persone con cui stavo organizzando questo progetto e me ne sono tornato in Italia. Nel frattempo erano passati tre anni, avevo fatto un po' male i conti. E il mio anno sabbatico era diventato tre anni sabbatici. Sono tornato in Italia veramente nel vuoto, non sapevo che cosa, che cosa fare della mia vita e ho cominciato a pensare forse torno indietro non avevo più idee di cioè, questi sogni nel cassetto un po' li avevo visti avevo visto che nessuno di questo era quello che, che volevo fare a questo punto avevo la scelta se tornare sul al vecchio lavoro o fare qualcosa di diverso eh, un anno prima avevo incontrato una persona che stava lavorando al progetto di far partire Milano Altruista Avevo conosciuto un po' come funzionava questa cosa e mi aveva molto entusiasmato, ma io avevo bisogno di lavorare e la mia esigenza era quella di guadagnare in quel mondo, dopo tre anni che non avevo guadagnato niente praticamente. Tuttavia l'idea di, far, di fare qualche cosa, di trovarmi un lavoro non mi entusiasmava, mentre invece l'idea di fare Roma altruista mi entusiasmava. A un certo punto ho deciso di fare quello che mi entusiasmava, anche se non corrispondeva alle mie esigenze immediate. E, e così è nata Roma Altruista. È nata da uno spazio di non... Eh, diciamo, diciamo di vuoto, fondamentalmente, perché era un momento, un momento in cui non c'era nulla, io penso che il vuoto corrisponde alla potenzialità e corrisponde anche alla creatività. Cioè, quando non c'è nulla, quando hai un foglio bianco davanti puoi fare qualsiasi cosa. E, e infatti è stato uno dei periodi più creativi della, della mia vita. Una cosa molto bella che voglio dirgli, dirvi è che almeno nella mia esperienza è stato così: quando uno segue quello che ti appassiona, le cose arrivano facili. Cioè. Io, Roma Altruista, ho ottenuto delle cose che assolutamente difficilissime da ottenere. Per esempio, dopo due mesi abbiamo avuto un servizio al TG2, quando eravamo un'associazione microscopica, e non è stato cercato, cioè non abbiamo fatto nulla, non avevamo un'agenzia di IPA, no, ci hanno chiamato loro un giorno e ci hanno detto venite, vogliamo fare un servizio su di voi. Un'altra cosa è che io dopo pochi mesi mi ha chiamato il mio ex capo e mi ha offerto un lavoro che, guarda caso, mi permette di guadagnare quello, lavorando molto poco e questo mi permette di dedicarmi a, a Roma altruista. Eh, Un'altra volta c'era bisogno di una persona tecnica, dopo poco, per aiutare a gestire il sito. È arrivato un ragazzo francese e dopo mi ci ha detto: Io vorrei fare volontariato, che sai fare? Facci il programmatore, posso farvi. Questa cosa a me mi, no, non smette di sorprendermi, perché continua a succedere. Se io lo confronto invece a quanto è faticoso certe volte andare avanti contro ostacoli, 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 quasi sono stupito, e, cioè veramente sembra quasi di, che ci sia una, re, una regia occulta che ti vuole stendere il tappeto, il tappeto rosso davanti. E. Fondamentalmente, quindi, il mio, il mio messaggio conclusivo, che è anche molto legato al tema della creatività, è quello di per me l'etica è, è applicare la creatività alla propria vita. E quindi, è assumersi la responsabilità della propria vita, che vuol dire anche accettare ovviamente le conseguenze negative che possono arrivare e cercare di uscire dal binario nei limiti di quelli che sono i tre famosi vincoli che sono che non voglio sottostimare assolutamente ho il massimo rispetto per quelli che insomma ce li hanno davanti e magari non riescono a a superarli e io stesso sono fra questi perché non, non voglio mettermi su un piedistallo. Tuttora io ho alcuni di questi vincoli, come per esempio, eh, ne stavamo parlando poco prima: al momento io ho una vita divisa in due, dove in parte faccio Roma altruista, in parte però i miei soldi li guadagno da un lavoro che è molto simile a quello che facevo prima. E io penso che forse in futuro queste due cose dovranno in qualche modo convergere, in modo che io possa mettere le mie energie in un'unica direzione. Credo anche che sia un processo, non è un, un punto di arrivo, una cosa che probabilmente dura tutta la vita perché poi le cose cambiano. E... L'altro invito è quello comunque a cercare aiuto. Secondo me, soprattutto i primi due ostacoli non si possono superare semplicemente dicendo lo faccio, richiedono un lavoro, un lavoro su se stessi, che, per cui oggi, forse come in nessun'altra epoca, c'è a disposizione tantissime persone, tantissime organizzazioni che aiutano, quindi. Questo forse è il mio invito più importante, quello di trovare una pratica o un, una qualche forma di lavoro su se stesso, perché secondo me da soli è troppo, uno non ce la può fare. E per concludere... È difficile però, come si fa? Ora vi faccio vedere. Mario, Mario, ciao Mario saluta, lei diceva mi rabellucidi. Non ce la può più. Ecco, eh, bello come... Bisogna esercitarsi, bisogna provare, 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 e poi ci si riesce bene, si lancia e si riprende. Anche due, tre volte. Anche due, tre volte. Cioè la buttina nell'aereo, almeno uno, due, tre. Sì, questo per concludere è un processo dove si va avanti per tentativi ed errori, secondo me. Non bisogna né aver paura di sbagliare né abbattersi quando uno capisce che ha fatto una cosa e magari invece quella cosa era soltanto nella propria testa, ma in realtà non va bene. Quindi chiaramente mi rendo anche conto che provare ha i suoi costi, quindi non voglio sminuire questo aspetto. Però penso che sia in qualche modo inevitabile, eh, a meno di non essere veramente ispirati, cosa che auguro a tutti. Io vi ringrazio e Bene. Io vi ringrazio, vi, mh, cerco di rimandarvi alla vostra giornata un orario decente, e grazie mille, saremo, avremo il prossimo tema a marzo, come sempre seguiteci e avrete tutti i dettagli, grazie ancora al Tribar e buona giornata a tutti.